ci sono semplici archivi e ci sono raccolte di libri e documenti che ci aiutano a leggere la storia sotto un'altra luce. Ci sono semplici biblioteche e ci sono luoghi in cui tutti possono consultare documenti di grande valore storico e in cui si premiano i giovani più meritevoli. Ci sono semplici convegni e ci sono sale aperte a tutti in cui si discute con passione di grandi temi di politica internazionale. Ci sono semplici X e ci sono X che non saranno mai incognite. Buon pomeriggio a tutti coloro che ci seguono e benvenuti ai relatori di oggi, attraverso i quali andremo a conoscere, andremo a studiare, approfondire una delle figure più importanti, a mio avviso, non solo della storia e del panorama laico-riformista, ma della cultura italiana del secondo Novecento. Come sapete, come avete potuto vedere dal locandino invito, oggi parliamo della figura di Giuseppe Galasso. Come molti di voi ricorderanno, Giuseppe Galasso, e come recita anche il sottotitolo di questa bella pubblicazione edita da Biblion Edizioni, che ci consente di ripercorrere la storia e il pensiero e le tante iniziative sul piano culturale e politico di questa eminente figura, un meridionalista convinto, come vedremo, di Giuseppe Galasso, parliamo di uno storico e di un uomo delle istituzioni. E Giuseppe Galasso è scomparso pochi anni fa, e un convegno di studi da cui origina il volume che oggi ci consente, come detto, di fare questa riflessione, è un volume che va a approfondire, come detto, i diversi campi di azione. Io innanzitutto ricorderei la sua attività culturale. Giuseppe Galasso è stato uno studioso del pensiero, crociano su tutto, una figura preminente in questo ambito qui, ma come ebbero a ricordare anche molti intellettuali il giorno della sua scomparsa, la sua figura non è una figura che si limita all'analisi e alla riflessione culturale, ma appartiene proprio a quegli intellettuali, hanno davvero una ristretta cerchia, che ebbero il coraggio, la forza, la voglia, come si suol dire oggi, di sporcarsi le mani, quindi di occuparsi della cosa pubblica, di interessarsi della politica come arte supremo, quindi intesa quella, come diremmo oggi, con la P maiuscola, e lo fece tanto nelle istituzioni locali, nella sua adorata Napoli, partenopeo di nascita e vissuto e morto nella sua Campania, e tanto nelle istituzioni nazionali, tanto parlamentari che di governo. Infatti Giuseppe Galasso, come ricorderete, è stato ovviamente un esponente di spicco a sé del Partito Repubblicano, di molto legato intellettualmente, ancora prima che politicamente, a Ugo La Malfa, e deputato della Repubblica per ben tre legislature, se non erro dalla nona alla undicesima legislatura repubblicana. La sua storia si incrocia un po' anche con il Dante nome della nostra fondazione, con Craxi, di cui fu autorevole sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tra l'83 e l'87, diciamo il primo e il secondo governo Craxi. E come molti ricorderanno, anche i non studiosi, perché obbligati dalla pratica, dalla quotidianità, la sua figura resta indissolubilmente legata alla famosa legge Galasso, quindi la prima legge che regolamentò e che andò a modificare un po' quello che era la legislazione già del 34, quindi legislazione di epoca fascista, i vincoli paesaggistici. E quella legge proprio oggi ancora è stata in vigore fino a qualche anno fa, è stato un punto di riferimento fondamentale nella materia fin quando non vi è stato il nuovo codice per i beni culturali e paesaggistici, che ha sviluppato e ha creato un testo unico. Ma Galasso è stato per decenni un antesignano e la personalità che più si dedicò e più diede risultati su questo fronte dei beni culturali e paesaggistici. Un altro aspetto che io voglio ricordare, per non dilungarmi, è quello di Giuseppe Galasso come un meridionalista convinto. Cioè l'analisi dei problemi connessi al Mezzogiorno è sempre stata una delle chiavi di interpretazione, una delle chiavi di letture particolareggiate attraverso cui Galasso lesse e avrebbe modo di leggere quella che era la vicenda politica e storica nazionale. È un meridionalista che si impegnò in quella che fu il dibattito culturale per lungo tempo sulla rivista di riferimento del pensiero laico-riformista meridionalista, che era la rivista Nord e Sud, di cui tra l'altro parlavamo con i raccolti poco prima che iniziasse questa sessione. La rivista Nord e Sud, fondata da Francesco Compagna, proprio come risposta, come detto, laico-riformista alla creazione di Cronache Meridionali del 1954 ad opera del Partito Comunista Italiano.
questa rivista e questo suo essere impegnato sul Mezzogiorno mi ricorda e credo che debba farci ricordare quello che era un pensiero che Galasso condivise a lungo con Ugo La Malfa, che vergò proprio un editoriale sulla rivista citata, dove definì il Mezzogiorno, dove definì come il Mezzogiorno nell'Occidente. Credo che sia una concezione assai moderna, assai attuale, in un'epoca di rigurgiti e di riletture improprie della storia meridionalista, anche della storia risorgimentale a cui Galasso si dedicò molto nei suoi studi, che andrebbe ripresa. Come detto, io non mi dilungo oltre, scuso il presidente Boniver con coloro che ci seguono e con i nostri relatori, perché oggi è stata impedita da un piccolo problema personale a introdurre lei questi lavori, e a ringraziare soprattutto gli autori di questo volume, i curatori che sono oggi qui con noi, che sono Marco Trotta, che introdurrà i lavori, e Salvatore Barbagallo, a cui darò subito dopo la parola, nonché i nostri illustri relatori Giulio Sodano e Giglio Ivetic e Aurelio Musi. A loro va il mio ringraziamento, il personale ringraziamento della Fondazione, certi che, come siamo, che ricordare figure così importanti della nostra storia è fondamentale non solo per fare buona attività storico-culturale, ma è anche molto importante, come recita un po' il sottotitolo della nostra rivista, per avere memoria, perché senza una buona memoria, senza una buona memoria, nessuno di noi potrà avere delle garanzie di futuro. Quindi ringrazio tutti, ringrazio coloro che ci seguono e do la parola al professore Salvatore Barbagallo. Microfono. Professore Barbagallo, chiederei di accendere il microfono. Microfono. Ecco, io innanzitutto credo che anche a nome di Marco Trotta debba ringraziare Nicola Carnovale e la presidentessa Margherita Bonida per aver voluto presentare gli atti di questo libro, di questo volume, che sono gli atti appunto di un convegno che si è tenuto a Lecce il 26 e il 27 novembre del 2019. Altresì vorrei anche ringraziare Marco Trotta, Sodano, Ivetic e Aurelio Musi per aver accettato di discutere il contenuto di questo libro. Ma prima di cedere la parola a Marco Trotta vorrei dire ancora qualcosa io scusate, qua con il computer mi sono un po' vorrei anche tracciare un breve profilo io anche sui contenuti del libro e dire qualcosa, naturalmente sintetizzando molto. Vorrei dire che il vigore scientifico e la vivacità interpretativa che Giuseppe Galasso ha cercato di trasmettere attraverso le sue ricerche è un dato immediatamente percepibile attraverso la lettura delle sue opere. È difficile quindi poter riassumere o compendiare il suo pensiero di storico per la vastità dei diversi campi di studio con cui si è confrontato. Si pensi che attraverso le sue indagini ha saputo dialogare con discipline contigue alla storia, utilizzando un approccio che, partendo dalle peculiarità del contesto storico, lasciava però spazio ad approcci mutuali dall'antropologia, dalla storia delle istituzioni, dell'economia, della popolazione, della politica, del paesaggio. Ma occorre altresì rimarcare che quello sforzo teso a sintetizzare il suo lavoro è oltremodo difficile, non solo per la vastità delle materie che dominava, ma anche per la complessità del suo pensiero e dei problemi che riusciva a sviscerare e a evidenziare. Ancora oggi le sue ricerche hanno un valore euristico per affrontare i problemi che la contemporaneità ci pone. In questo senso, il libro che qui abbiamo voluto presentare non vuole essere né fornire un condensato di quello che Giuseppe Galasso ha formulato, e però il volume tratteggia
quello che lo studioso, ancora oggi, con la sua polidericità del suo pensiero, rappresenta e richiama con la ricchezza della sua riflessione, che ci aiuta a comprendere le sfide poste dal mondo attuale. Proprio per questo motivo, con un poco di presunzione in realtà, perché come ho detto la sua ricerca presenta profili variegati e complessi, mi è sembrato di poter individuare un'assonanza tra la sua indagine con quella strettamente connessa alle dinamiche del potere. Non con la storia politica che rimanda all'attività e alle modalità di governo, bensì con quella del potere come dimensione insita in ciascuno di noi del fare. Ed è per questo che ho voluto qualificare le mie conclusioni al libro, agli atti, col titolo La storia come spazio di interpretazione del potere. Sono soprattutto quelle categorie interpretative, come la via napoletana allo Stato moderno, il sistema imperiale spagnolo, la democrazia latina, la filosofia in soccorso dei governi, l'altra Europa, l'Italia una e diversa nel sistema degli Stati europei, o come Italia nazione difficile, Italia una e diversa, che ci aiutano a capire la specificità dei contesti storici e la genealogia del nostro orizzonte culturale e civile. E partendo da queste premesse, desidero concludere citando André Malraux, il quale sostenne che chi presume di ignorare la storia non merita di viverla. Un'affermazione che compendia il lavoro di Galassi, teso a enucleare categorie pregnanti per la comprensione dei processi storici e di come questi hanno contribuito a modellare il presente. Un'attività tutta proiettata a costruire una dimensione civica e civile di cittadinanza attiva, che come spesso capita, ed è capitato ai nostri più insigni intellettuali, da Dante, Machiavelli, Giannone, passando per Foscolo e Leopardi, ha risuonato spesso nel mondo. In tal senso mi preme qui sottolineare che Galasso era animato da una forza predittiva e che proprio per in virtù di questa sua capacità dettata dal buonsenso storico non venne a volte ascoltato. Mi preme qui ricordare quei due momenti a conferma di quanto detto. Il primo inerente al suo impegno a tutela e difesa del paesaggio. Il secondo fu un auspicio sulla legge che modificava alcuni assetti universitari, pronunciato nel corso di un incontro per la formazione di un'associazione italo-spagnola tenuta a Napoli presso la Società di Storia Patria. Non ricordo se questo fu questa frase lui l'abbia pronunziata in pubblico o in privato, e qui chiedo aiuto al riguardo del professor Musi. Lui si augurava che al più con quella riforma l'università potesse assolvere al ruolo svolto in passato dal liceo nei processi di crescita economica e civile del nostro paese. Sotto questo aspetto, il libro dunque non vuole essere esaustivo del pensiero dello storico napoletano, ma intende sollecitare una riflessione sulle molteplici categorie interpretative della realtà poste da Galasso e con le quali dovremmo ancora confrontarci. In questo senso, se ci dogliamo per la perdita della carica di umanità che egli sapeva stimolare tra i suoi amici, discepoli, conoscenti, siamo però consapevoli che quel dialogo non si è interrotto con la sua dipartita e anzi la sua energia e il vigore della sua analisi ce lo fanno sentire vicino, oggi più che mai. Do la parola dunque a Marco Trotta. Sì, grazie. Grazie a Salvatore Barbagallo. Voglio anch'io ringraziare la Fondazione Bettino Craxi
nelle persone di della fondatrice, della presidente Stefania Craxi, della presidente Margherita Boniver, a cui faccio i miei migliori auguri per una pronta guarigione, e in particolare al direttore Nicola Carnovale, che ne è un po' l'animatore e che ha voluto dare vita a questa manifestazione. Lo dico soprattutto per coloro che tra colleghi, amici, insomma, non partecipano periodicamente alle iniziative della Fondazione. Io dico che tra gli obiettivi meritori di questa Fondazione è quella di non gettare nell'oblio la memoria di una fase importante della nostra storia contemporanea, in particolare gli anni 70 e 80 del Novecento, che vengono indagati con interessanti ricerche, è un centro di ricerca, un centro studi, la Fondazione Bettino Craxi. Un periodo, quello degli anni 70-80 del Novecento, che vide proprio Bettino Craxi, che io reputo l'ultimo statista italiano, protagonista assoluto della politica internazionale del tempo. Tra l'altro la Fondazione ha una bella rivista, una rivista di promozione culturale a carattere monografico, e che sviluppa temi nazionali ed internazionali di attualità politica, economica e sociale. E l'occasione di questo incontro, come già ha detto anche Salvatore, è stata offerta dalla recente pubblicazione del volume Giuseppe Galasso, storico e uomo delle istituzioni, come è stato detto, che è stata inserita nella collana Adriatica Moderna dell'editore Biblion di Milano. E si tratta degli atti del convegno che si tenne a Lecce, nella sede dell'Università del Salento, nel novembre del 2019. Vengo ora a, a tratteggiare un po' alcuni aspetti della figura complessa e ricchissima del professore Galasso, di Giuseppe Galasso. Io ricordo il suo speciale tratto umano, la sua straordinaria capacità di coinvolgimento. Egli riusciva a catturare l'attenzione dei suoi interlocutori, che erano svariati, erano numerosissimi, con i quali iniziava e nucleava delle discussioni sempre pacate, mai urlate, ed erano di efficacissima, notevolissima, efficacia contenutistica. Un maestro di vita e di studi è stato Galasso, e formò una scuola, un indirizzo scientifico a cui hanno appartenuto e appartengono, non solo i presenti, ma molti degli studiosi del panorama accademico nazionale. Questo indirizzo scientifico, questa scuola, si muove nel solco della lezione crociana, e ha sempre cercato di stabilire un costante dialettico confronto tra passato e presente. Ha tracciato per i suoi tanti discepoli la strada dell'impegno storiografico, ma anche quello della battaglia politica e civile, perché appunto Galasso è stato un uomo delle istituzioni, ma è stato un uomo politico. E questa è un'eredità notevolissima, ravviva una ricca tradizione di studi e ricerche che concede, tra l'altro, a noi storici la possibilità di raccogliere questo impegnativo lascito del grande storico che è stato Galasso. Galasso è morto all'età di 89 anni nel 2018 a Napoli, ed egli resta uno degli esponenti più fecondi della storiografia italiana ed europea del Novecento e anche del primo scorcio del nuovo secolo. Studioso modernista, prolifico anche di temi di storia medievale e contemporanea, dimostrazione che la storia moderna rimane la disciplina della lunga durata della storia. Galasso ha dedicato nelle sue ricerche particolare attenzione ad aspetti e problemi della plurisecolare vicenda dell'Italia spagnola, del Regno di Napoli, della questione meridionale, come già ha detto appunto Nicola, risultando sotto questo profilo un erede significativo, un epigono insieme degli studi del meridionalismo classico, che ha annoverato personaggi illustri della cultura nazionale liberale, come Giustino Fortunato, Nitti, Guido D'Orso, solo per citarne alcuni, e naturalmente il filosofo abruzzese Benedetto Croce, della cui
opera letteraria, Galasso è stato un interprete acuto ed autentico. Ma Galasso è stato anche un organizzatore culturale, un solerte organizzatore culturale. È stato direttore della Monumentale Storia d'Italia per i tipi della UTET e auspice di numerose altre iniziative come quelle della Storia d'Europa. Tra il 1983 e il 1994, come è stato anche ricordato, fu parlamentare del Partito Repubblicano. Partito Repubblicano a cui lui si iscrisse nel 1945 a soli 16 anni. Nel 45 a soli 16 anni. Ha vinto gli ideali di Giuseppe Mazzini, più volte amministratore e consigliere al Comune di Napoli, sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali nei governi Craxi, dall'83 all'87, autore della famosa legge dell'8 agosto del 1985, che porta appunto il suo nome ed è ricordata per aver posto importanti vincoli paesaggistici su larga parte del territorio nazionale. Poi è stato anche sottosegretario al Ministero per il Mezzogiorno dal 1988 al 1991 e si ricordi anche presidente della Biennale di Venezia dal 1978 al 1983. Quindi, come si può vedere, un Galasso eclettico, un Galasso, diciamo, poliedrico, di interessi vastissimi sul piano scientifico e culturale. E qui mi piace brevemente rievocare la sua partecipazione alla fine del secolo scorso, all'indomani del crollo del comunismo sovietico e della fine della guerra fredda in Europa, al dibattito storico-politico sui destini italiani ed europei di allora, perché, diciamo, era stato tutto improvviso, non si sapeva quale fosse poi il destino italiano ed europeo. In particolare Galasso, proprio in quel torno di tempo assai complesso, assai difficile, seppe offrire in chiave liberal-democratica un contributo fondamentale al ripensamento della storia del nostro paese. Da questo punto di vista egli svolse una riflessione di ampio respiro intorno a nodi di fondo cruciali della vicenda italiana dall'unità in poi, alla ricerca del nesso necessario, quasi una spasmodica ricerca del nesso necessario, unità dello Stato, identità della nazione. Ricordo in proposito due efficaci e originali considerazioni di Galasso sull'Italia che si trovava in preda a gravi turbolenze e contraddizioni di una stagione drammatica segnata dal complesso passaggio e dall'ambiguo passaggio tra anni 80 e 90 del Novecento, dalla prima alla cosiddetta Seconda Repubblica. Nel momento in cui nella crisi generale che si era verificata in Italia, si dava del nostro paese un'immagine stereotipata, strumentalmente proposta per sottolineare le anomalie di una nazione europea ed occidentale che la fine della guerra fredda aveva acuito. Galasso osservava in controtendenza rispetto a questo discorso come l'Italia risultasse invece un paese meno anomalo, cito, un paese meno anomalo di quanto così spesso si afferma. Cosa era l'Italia per Galasso? L'Italia per Galasso era una nazione difficile, è il titolo anche di un suo prezioso libro, di un'Italia perfettamente inquadrata nel novero 8-900 delle cosiddette democrazie latine, tipiche di una certa Europa mediterranea. E di queste democrazie latine lo storico napoletano sottolineò i caratteri salienti, più emblematici di queste democrazie latine. Caratteri per lo più negativi: l'arbitrio legislativo, la precarietà del quadro politico, la natura di governi dipendenti da logiche di fazione, la pratica clientelare. Fenomeni questi che andavano a coincidere, secondo Galasso, con il particolarismo, che era un marchio genetico della nazione italiana, e il suo specifico tratto culturale di lungo periodo, e il trasformismo, tornante decisivo della storia politica italiana, da Cavour a De Pretis,
da Giolitti al fascismo fino al regime dei partiti nel secondo dopoguerra, frutto della tabula rasa dell'8 settembre del 1943. Fenomeni nazionali, dunque, alimentati sempre tra 8 e 900 dalla presenza ingombrante, e questo è un altro carattere tipico delle democrazie latine a cui Galasso ha dedicato degli studi importantissimi. La presenza ingombrante sui territori ed incombente anche dell'uomo forte alla periferia del sistema, che provvedeva a condizionare a proprio vantaggio la relazione scambievole con il potere centrale, che assecondava il consolidarsi di forme di sottogoverno, garantiva tuttavia la tenuta unitaria di esecutivi, di maggioranze parlamentari e della base elettorale come un unico blocco, con effetti però non sempre lineari sul piano dell'efficacia decisionale dell'azione dello Stato e in termini di stabilità del sistema, nonché di dubbia moralità dell'agire amministrativo. E questo, diciamo, diceva Galasso praticamente. Ecco, queste mie poche considerazioni ho voluto evidenziare qui attraverso alcuni passaggi essenziali della vita scientifica e politico-culturale di Galasso. Magari successivamente, se ci sarà la possibilità, aggiungerò qualcos'altro. Credo che questi ed altri temi possano offrire ai relatori, coloro che discuteranno del libro e del profilo scientifico di Galasso, scientifico e politico di Galasso, possano offrire appunto degli spunti utili alla loro discussione. Per ricordare questo personaggio, questo intellettuale di vaglia, di livello internazionale, di livello di rilievo europeo e di un coerente, io dico, uomo di azione, un uomo di pensiero, qual è stato appunto Galasso. Grazie, cedo la parola al professor Barbagallo. Grazie Marco Trotta per come ha saputo, per come ha saputo nella sua relazione evidenziare che Galasso in fondo ha operato nel solco di una tradizione che però si è saputa rinnovare confrontandosi con una storiografia nuova, ma soprattutto Galasso è stato un uomo che si è saputo misurare anche con un impegno politico. E per questo poi do la parola dunque a Giulio Sodano dell'Università della Campania. Grazie Salvatore, grazie alla Fondazione Craxi per ospitarci, per aver chiesto, diciamo, la mia partecipazione a questo incontro che vuole ricordare appunto un importante intellettuale della storia italiana a cavallo dei due millenni, cioè dagli anni 50 Galasso ha cominciato a operare culturalmente e la sua attività precocissima, giovanissima, come è stata ricordata, politica altrettanto è iniziata subito nel dopoguerra e le sue ultimi lavori rilevantissimi, cioè anche fino all'ultimo che Galasso ha lavorato, sono ben ormai all'interno del XXI secolo. Io come al solito, insomma, devo dire che ho sempre delle difficoltà, diciamo, a parlare del mio maestro. È sempre un'operazione assai delicata, non si sa da dove cominciare, salvo il patto che poi uno è frutto del suo importante insegnamento. Tengo a precisare che già dagli interventi di Marco Trotta e di Salvatore Barbagallo sono usciti due elementi fondamentali di quale possa essere oggi l'operazione di un allievo di un simile maestro: il valore euristico delle sue ricerche, che va sempre in qualche modo richiamato, e appunto la salvaguardia di un lascito assai impegnativo, data la enorme mole di lavori che Giuseppe Galasso ha svolto. Da questo punto di vista devo dire che Salvatore Barbagallo e Marco Trotta
hanno in questo volume che oggi presentiamo, cioè Giuseppe Galasso, storico e uomo delle istituzioni, in questo binomio storico e uomo delle istituzioni, hanno ricordato aspetti, hanno rievocato quindi aspetti che sono assolutamente fondamentali nella vita di Giuseppe Galasso. È difficile sintetizzare, come abbiamo, ci siamo detti, una opera di Giuseppe Galasso, però appunto questo volume serve molto a ricordare quanto la storia intellettuale, la vicenda umana di Galasso dal punto di vista intellettuale sia stata legata, legatissimo tra due piani fondamentali, che sono quelli della storia e della pratica storica, ma dall'altra parte di questo impegno nell'ambito delle istituzioni italiane, di governo, politiche italiane, e come in realtà i due mondi, come proverò a dire, insomma, nei pochi minuti che ho, come i due mondi siano assolutamente tra di loro intrecciati, come l'uno si nutra dell'altro, il Galasso storico si sia nutrito del suo impegno politico, così come il Galasso, uno delle istituzioni, da cui, come emerge attraverso diversi saggi, sia assolutamente frutto della grande cultura di Giuseppe Galasso, del suo metodo di lavoro e del suo essere storico a tutto tondo. Devo dire che appunto una prima parte delle due parti del libro dialogano fortemente tra di loro. La prima parte del volume è più specificamente dedicata a alcuni temi fondamentali della poliedrica attività di Galasso, cioè l'introduzione di Aurelio Musi, che anche oggi partecipa a questo incontro e che, insomma, come è assoluto testimone di lunga durata dell'attività di Galasso, è insostituibile voce, diciamo, fare un discorso su Galasso. Dall'altra parte c'è Figliuolo, che ripercorre il Galasso medievista. Dall'altra parte Spagnoletti, il tema grande, importante, rilevante del rapporto tra il Mezzogiorno e la Spagna imperiale. Recuperati la questione, diciamo, legata all'illuminismo, e poi lo stesso saggio di Marco Trotta sulle questioni legate a il problema della storia più contemporanea italiana, cioè alla questione dell'unità d'Italia e della identità italiana. Quello che emerge da questi quadri, insomma, da questi saggi, io vorrei dire che emergono delle lezioni che vanno assolutamente tenute in conto. Più volte ci siamo detti, è impressionante la poliedricità e la vastità degli interessi di Giuseppe Galasso. Galasso, lettore onnivoro, passava le prime ore della mattina a leggere. Le prime ore della mattina di Galasso significava le 5:30. Quando io mi sveglio alle 5:30 ho un modo, diciamo, di essermi svegliato così presto. Quella era l'ora in cui Galasso lavorava tantissimo. Diciamo, da questo punto di vista non posso essere considerato un buon allievo del maestro. Allora, innanzitutto questa questione della molteplicità e della grande capacità di letture di Galasso. Galasso diceva sempre: io non so se ho imparato a scrivere, chiaramente aveva imparato come a scrivere Galasso, però diceva Galasso: io ho almeno sicuramente imparato a leggere. E devo dire che questa capacità di lettura, come vi ho detto, era enorme, ma devo dire che veniva una lezione da questa lettura, da queste capacità di lettura di Galasso, che poi appunto, di cui Galasso parlava a tutti quanti, agli allievi, ma non solo agli allievi. Galasso non era uno storico settario. Galasso leggeva e insegnava a leggere a noi allievi, a me allievo, insegnava a leggere, va letto di tutto. Era uno storico che non badava molto agli steccati
che spesso e volentieri, ahimè, tormentano la, la storia moderna. Il che non significava un'accettazione acritica di tutto, sia chiaro. I nostri maestri avevano grandi capacità di confrontarsi, di scontrarsi e di confrontarsi, avendo sempre solidi rapporti di scambio intellettuale. Questa, diciamo, è secondo me una lezione di Galasso fondamentale, di questa sua assoluta negazione di una possibilità di un settarismo, di un giardino, di un hortus conclusus, laddove continua a dire: io devo sottolineare, c'è spesso e di frequente nel mondo storiografico, soprattutto nel mondo storiografico delle ultime generazioni, una tendenza a non guardare al giardino del proprio vicino, cioè a non guardare, a non osservare, insomma, cioè a non vedere cosa si sta facendo nel giardino a fianco. Galasso invece aveva una grande visione, era aggiornato sui molteplici fronti della storiografia, li possedeva, ne faceva e ne accoglieva, e con questi dialogava, sostanzialmente dialogava, ed è questo un elemento rilevante. Questo discorso si accompagna indiscutibilmente, come vi ho detto, Giuseppe Galasso di vista, Napoli e la Spagna, Giuseppe Galasso dell'Illuminismo, l'Unità ha una, questo accennavano prima i nostri due curatori, una visione della storia di lungo periodo. Galasso era un modernista, devo dire un modernista fortemente legato alla identità del moderno, alla radice storica della modernità come elemento, cioè pensiamo al libro La prima lezione di storia moderna. La prima lezione di storia moderna è una discussione sulla modernità, sul concetto di modernità. Da questo punto di vista, indiscutibilmente, la modernità ha costituito per non so come dire, predisposizione, attenzione allo sviluppo, un elemento fondamentale nella storia intellettuale di Galasso. Dopodiché c'era la questione della come e in quale direzione andava questa modernità. Io devo dire che questo discorso della modernità è un piccolo tesoro che va custodito, va conservato, e appunto ritorniamo in quel discorso dell'ascito impegnativo che i miei colleghi hanno fatto. Sappiamo come c'è stata una recente stagione, diciamo, che ha messo sotto uno sguardo critico tutto ciò che era il moderno, praticamente una profonda crisi ha investito la questione della modernità, salvo poi abbattersi la pandemia e rivolgersi alla scienza come esigenza di trovare soluzioni, insomma. Ma a parte questo, diciamo, il moderno, il senso del moderno, con tutti i lati del moderno, positivi e negativi, credo che sia una riflessione di Galasso che vado salvaguardato. Devo dire, una volta mi capitò di sentire, non so se poi devo dire tra gli sterminati scritti, Galasso lo abbia poi scritta questa cosa, però io ricordo che la diceva di frequente alle lezioni di storia generale, cioè il moderno impone dei problemi, pone dei problemi, tuttavia qualsiasi problema che scaturisce dal moderno è nel moderno che si trova la sua soluzione, cioè è solo attraverso strumenti moderni che si possono risolvere i problemi della complessità della modernità. Complessità del mondo, complessità della storia, complessità della ricostruzione storica, e questo, da questo punto di vista, molteplici saggi del testo rifanno a questo discorso. E rifanno questo discorso, non so, per esempio,
questa frase di Recuperati mi ha colpito, una curiosità che non aveva limiti temporali e spaziali, la capacità, Somaini dice a un certo punto, scrive, la capacità di Galasso di tenere insieme complessività e pluralità, una storiografia costituendo una storiografia inclusiva e comprendente che non pretende mai di essere puramente univoca e assertiva. Appunto, non sono le ricostruzioni storiche che possono essere sempre rimesse in discussione da documenti nuovi, da nuovi lati da cui, dai quali si riparte per rivedere le cose, il patrimonio. Ma il patrimonio sono soprattutto i metodi, la rottura degli steccati e le capacità di utilizzazione molteplici delle posizioni storiografiche. Tutto questo, mi avvio alla conclusione, mi ha detto che tenevo pochi minuti, insomma, si confronta poi con che cosa? Si confronta con la seconda parte del libro. In particolare, io devo dire, molto apprezzato alcuni saggi, insomma, cioè quelli là rievocativi, diciamo, della legge Galasso, la legge 431 dell'8 agosto 1985, perché il senso di Galasso studioso trova una profonda compenetrazione, una profonda fusione nel senso di Galasso, uomo politico, in una stagione, che è quella degli anni Ottanta, su cui si può discutere, si può evidenziare effetti positivi, effetti negativi, lati positivi, lati negativi e via dicendo, ma che io ritengo, posso sbagliarmi insomma, ma ritengo che sia stata una fase riformista della storia italiana, seriamente riformista della, sia stato un tentativo quegli anni Ottanta, e non è un caso che ne parliamo qui nella Fondazione Craxi, che pur con tutti i limiti che ci possono essere stati, sia stato una fase caratterizzata da una intensa fase riformista che voleva, insomma, un po' togliersi da di dosso, scrollarsi di dosso quel peso che in certi casi avevano costituito posizioni settarie, appunto, disteccati, che invece aveva caratterizzato gli anni 70. Il saggio di Fabio Pollice e Patrizia Miggiano evidenziano proprio quanto, trovo questo discorso di come la genesi della legge della 431 sia una genesi fortemente caratterizzata da una stretta connessione culturale, fortemente culturale. La questione che viene vista soprattutto come intorno a quella legge segni un passaggio fondamentale dalla visione romantica di paesaggio, il paesaggio come veduta, ha un sistema di relazioni prodotto da sedimentazioni nel tempo e nello spazio e di una complessa pratica sociale. Cioè, Galasso ha fatto suo, attraverso quello che era una profonda riflessione, per esempio aveva caratterizzato la storiografia, la geografia di Lucio Gambi, le opere di Emilio Sereni, l'attenzione al paesaggio, a qualcosa che non è più il paesaggio romantico, il vedutismo, il panorama, ma appunto qualcosa di assai più complesso. Da questo punto di vista è quanto mai opportuno è l'intervento di Poli, il quale ripercorre in alcuni passaggi soprattutto di un libro importante, importantissimo di Galasso, anche se insomma era un'opera per certi aspetti giovanile di Galasso, sebbene avesse poi avuto ulteriori
pubblicazioni, cioè Economia e Società nella Calabria del Cinquecento, un libro al quale Galasso teneva moltissimo. Era un libro col quale, grazie al quale Galasso era entrato, per esempio, in relazioni con Brodel. Ne aveva parlato e discusso, cioè, insomma, c'erano stati degli scambi di visioni su questo libro. Non è un caso quindi che Poli ripercorre attraverso il suo saggio quanto Galasso sia stato attento, un attento persona, insomma, alle questioni del paesaggio come paesaggio delle trasformazioni ad opera dell'uomo. Qualche volta, insomma, è capitato di fare qualche viaggio con Galasso in macchina, in auto, percorrendo autostrade, cioè Galasso era molto attento a vedere il paesaggio, descrivendo, guarda qui i boschi come hanno ripreso forma, come, insomma, la natura, rispetto invece a un paesaggio che era stato in precedenza antropizzato, cioè un occhio di Galasso particolare alle questioni ambientali. Questioni ambientali particolarmente attento quindi allo sviluppo, e ritorniamo, e qui mi chiudo il mio discorso, una tutela del paesaggio che faceva i conti con la modernità. Cioè, anche nell'ambito della tutela del paesaggio e delle trasformazioni, un punto fondamentale per Galasso era non appunto il panorama, il bello, ma il risultato attento e di difesa dell'opera, della natura e dell'uomo. E qua mi chiudo. Grazie dell'attenzione. Grazie Giulio per essersi soffermato sul metodo di lavoro utilizzato da Giuseppe Galasso, che ha portato lo storico napoletano a tradurre la riflessione dello storico nell'impegno civile, ma soprattutto per aver messo a fuoco l'impegno di Giuseppe Galasso proprio in questa, nella legge di tutela e conservazione del paesaggio, nella capacità del legislatore di aver capito che il paesaggio non è soltanto un bene da conservare, ma una risorsa. Do quindi la parola a Egidio Ivestic dell'Università di Padova. Grazie Salvatore, ringrazio anch'io la Fondazione Craxi per questa opportunità, e per me è anche un momento piacevole di essere qui con colleghi e amici a parlare di Giuseppe Galasso, del quale io non sono allievo per motivi, posso scherzare, geografici e tematici, ma e questa è la prima volta che parlo pubblicamente e quindi esporrò il mio pensiero. Però Galasso per me è sempre stato un grande riferimento e continua a essere un riferimento imprescindibile, anche per ordinare idee, visioni, strutture storiche. Non posso non ricordare, e non è un personalismo, insomma, quando ho cominciato a studiare Galasso, diciamo, per la prima volta, era nel 95, facevo il dottorato di ricerca a Venezia, alla Ca' Foscari, studiavo l'Istria Veneta, i domini del mare. Uno dice: cosa c'entra Galasso? Avevo impostato la mia tesi di dottorato come una monografia regionale, come quella che hanno fatto gli allievi di Brodel. Io ero brodeliano sin dal primo anno di università, e quindi come Leroy Ladery, ognuno ha la sua regione, e quindi ha un approccio regionale. Quindi l'approccio regionale per me era la scuola, ma poi è rimasto anche un approccio che continuo a coltivare su scale sempre più grandi, ma comunque sempre con questo approccio regionale. Ebbene, insomma, quel 95, ormai sono un po' di anni fa, io non ho trovato per la storia moderna una monografia di tipo francese, nella storiografia italiana non ho trovato, se non Economia e Società della Calabria di Giuseppe Galasso, che anche adesso c'ho qua la lista dei libri. Mi risulta uscita in una prima versione nel 65, quando io sono nato nel 65,
accanto a quel libro che ormai è un classico, Mezzogiorno medievale e moderno, i due libri con cui Galasso intraprese una brillante carriera universitaria. Questa capacità che poi a posteriori ho scoperto che lui aveva girato la Calabria per bene, quindi di quello che scriveva, a parte la ricerca d'archivio puntuale e ricchissima, lui anche conosceva i posti anche minimi, cioè questo approccio col territorio. E per me è stato veramente fondamentale, ecco, quindi mi ricordo che c'era anche Berengo che mi seguiva. Berengo aveva fatto uno studio sulla Repubblica di Venezia alla fine, ma era più attento allo spirito politico istituzionale. C'erano montagne di studi sulle istituzioni, sulle religiosità. Sto parlando in genere della storiografia italiana fino a quegli anni. C'erano ottimi studi di microstoria, soprattutto nell'area ligure, ma non c'era uno studio classico regionale. Quindi addirittura mi sentivo strano fare un approccio così brodeliano, e Galasso, lo studio di Galasso mi diede sicurezza. Poi ho fatto altri studi e a un certo punto ho deciso di fare la storia dell'Adriatico, e per fare la storia dell'Adriatico uno deve conoscere, come l'ho detto tante volte, tutti i tempi e tutti i contesti dell'Adriatico. Ovviamente Venezia ha un ruolo notevole e anche preminente in alcune fasi, ma le coste adriatiche sono anche le coste napoletane, e quindi per conoscere bene, insomma, ho studiato il Regno di Napoli, e da lì la mia passione per Galasso. Mi sono comprato i volumi della UTET, ce li ho qua tutti, e ho letto il più possibile ciò che Galasso ha fatto per il Regno di Napoli. Alla fine il Regno di Napoli è diventato qualcosa, chi mi conosce, siamo tutti amici, sa che il Regno di Napoli è diventato qualcosa di familiare per me, all'interno di un'ottica ovviamente da parte mia adriatica. Quindi questa mia voce in questo importante momento di riunione, di riflessione su Galasso, appunto, cerca di essere anche, cioè di dare una prospettiva in qualche modo anche così, non solo personale ma anche diversa. Come ho visto poi, come vedo l'insieme dell'opus di Galasso, e mi è stato d'aiuto quando ho detto di sistemare certe mie idee. Allora, non è solo un'impressione, ormai l'ho maturato, perché Galasso aveva un sistema di centri concentrici. Il nucleo centrale è rappresentato da Napoli, ovviamente, ma non, per motivi, non è che avesse studiato tutta la vita Napoli, però Napoli è al centro. E qui mi dico subito, insomma, l'uomo delle istituzioni, lo saprete meglio di me, è stato consigliere comunale dal 70 al 90, non mi ricordo più, 92 o 94, insomma una cosa incredibile. Cioè, quindi io so che Berengo, per tutt'altra area politica, partito comunista, ma era indipendente, ha partecipato al Consiglio Comunale di Venezia negli anni 70 e 80. Purtroppo l'hanno poco ricordato con la scomparsa questa sua attività. Si era speso moltissimo Berengo per le biblioteche, quindi frequentavo Berengo a casa, e anche dai suoi studi di Berengo, insomma, diceva che i patrizi, i nobili, insomma, stavano seduti sullo scranno. Quindi io credo che come Berengo, anche Galasso, non si trattava solo di così, voglio partecipare alla vita comunale. Sei un professore dell'università, sei un personaggio, quindi hai quasi un obbligo etico di partecipare alla vita politica della tua città natale. E questo l'ha fatto, lo conoscete molto bene. Poi ovviamente uomo delle istituzioni, parlamentare, partito repubblicano, sottosegretario, questo è stato ricordato, ma le istituzioni sono anche le accademie, le due accademie napoletane erano il luogo dei suoi moltissimi interventi. È stato a lungo presidente della Società Napoletana di Storia Patria, e io che ho l'altra prospettiva, quella veneziana, dove vedo più sfarinate, più, come dire,
Non c'è questa coerenza, è mancato un galasso, ecco, quindi capace di radunare tutte queste istituzioni dentro di lui nella sua attività, credo che sia fondamentale. Ma torno appunto ai centri concentrici di galasso, quindi Napoli c'è al centro, attraverso anche alcuni libri importanti come quella di Napoli dopo Masaniello, che è un libro immenso, quindi importante, la redazione e la cura di Napoli per la Terza, quindi chi altro se non a Galasso, no? Quindi, secondo cerchio, Regno di Napoli / Mezzogiorno. Regno di Napoli, l'ha detto lui, seguendo Croce, Regno di Napoli è un'entità europea, non solo italiana, ovviamente anche mediterranea, che ha una storia lunga dal 1130 al 1860. Questa è dentro il contesto europeo siamo tra gli stati più longevi, strutturati, non disgregati, eccetera, attraverso molti secoli, quindi diventano un paradigma per tanti altri confronti e altre storie. E il Regno di Napoli diventa Mezzogiorno, e sappiamo bene quanti libri e quanti approcci, no, col Mezzogiorno, tra cui quello appunto di indicare nel Mezzogiorno non solo il sud d'Italia ma il sud d'Europa. Quindi io mi sono occupato dei Balcani, che considero il terzo meridione d'Europa. L'Europa ha tre meridioni, il primo è l'Italia, è un meridione non solo da mezzogiorno, insomma, è un meridione simbolico che riporta all'inizio di tutte le narrazioni, quindi alla classicità, riporta a Roma, e anche quello che c'è dopo è condizionato da questo fatto di essere il punto di partenza, di essere il luogo dove la storia del Mediterraneo a un certo punto si congiunge con un'altra storia che inizia tardi, inizia con Carlo Magno, della storia europea. Quindi, quindi l'Italia è il primo meridione per tantissimi significati. Un secondo meridione è la Spagna, il terzo meridione, ma la Spagna tende poi a riversarsi nell'America Latina, tutto un suo rapporto non meno complesso e discusso. Pensate alle discussioni, a me mi hanno sempre appassionato, quello della generazione del 98, e tutte le migliori menti spagnole si sono chieste sul ruolo della Spagna e sul rapporto con l'Europa, no? Da Unamuno a Ortega y Gasset. Quindi. E terzo meridione, quello che studio così per conto mio, è quello più orientale, dove c'è una tradizione bizantina, dove c'è una tradizione ottomana, e quindi è Europa, ma anche non Europa. Quindi io vedo che la formula del meridione d'Europa possa essere effettivamente estesa con delle declinazioni, ma è stato Galasso a ragionare in questi termini, anche per non ridurre tutto a una dialettica infranazionale tra un nord e un sud, sempre una dialettica che ruota attorno sempre a quel 1861, quindi sempre 1800, sempre lì, quindi andare oltre a quello e trovare una storia più profonda. Il terzo cerchio di Galasso è ovviamente l'Italia, no? L'Italia che noi dobbiamo a Galasso moltissimo, l'impostazione della storia, qui c'è Aurelio Musi che insomma ha studiato le storie d'Italia, io condivido pienamente e quel libro, ci siamo confrontati tante volte, quindi è proprio lì, in quello studio di Aurelio Musi, viene dato un bilancio su come si è fatta la sintesi d'Italia nel secondo Novecento, nel Novecento ma in particolare e mi pare che a distanza di tempo la storia d'Italia utet rimane un monumento valido, una è plurima, insomma plurale, questa è la soluzione, e lì lui è riuscito a congiungere la specificità, ma una specificità che è uguale a ricchezza, è quella del Regno di Napoli, con la storia d'Italia. Io vi parlo perché
da studioso di Venezia, c'è un altro polo in Italia, ma che è Venezia, no? Quindi anche quella è una storia particolare, molto mediterranea, anche levantina, no? Ma anche italiana e anche europea, che va assolutamente salvaguardato nell'antico regime. Poi diventa tutto Italia, no? Ma sappiamo che proprio di questa Italia unita, su questa Italia unita Galasso ha scritto moltissimo e ha dato dei grandissimi libri. Uno dei miei preferiti è Croce e lo spirito del suo tempo. Un libro che mi ha impressionato quando l'ho letto io ho ripreso Galasso da 10 anni in qua, ho letto tantissimo, perché avevo bisogno di capirle bene lui per capire cose che perseguivo io. E l'ultimo cerchio di Galasso è un cerchio di chiusura dell'orizzonte dell'Europa. E mi sono comprato anch'io la bella edizione recente della La Terza, le 1000 pagine della storia d'Europa di Galasso, una storia che è stata, che è uscita diverse volte, limata, alla fine veramente è un libro molto chiaro, molto, anche potrebbe essere utile come un manuale di storia d'Europa. Si dovrebbe anche studiare la storia d'Europa. Credo che abbiamo in quel libro una sintesi che può essere utilizzata anche come manuale anche nelle università. Ed è l'ultimo cerchio, che è anche un'idea, è un europeismo che è di tanti intellettuali italiani, quella è la convinzione che c'è un'Europa. In questo Galasso è anche qui è crociano, insomma, è in questi cerchi, non è che ho scoperto chissà cosa, lui riproduce la struttura del Croce, quindi il Croce che ha Napoli nel cuore, poi al Regno di Napoli, nella tetralogia, insomma nei 4 libri che scrive, che cosa abbiamo? Regno di Napoli, abbiamo l'Italia del secondo Ottocento e abbiamo l'Italia liberale e poi l'Europa liberale, insomma, il periodo che lui in qualche modo anche rimpiange. Certo che invece Galasso, quando parla dell'Italia, parla delle istituzioni attraverso un tempo lungo, Medioevo, Età Moderna, e altrettanto quando parla dell'Europa. Quella storia d'Europa chiude l'orizzonte della storiografia di Galasso. Non poteva fare a meno, credo, proprio, cioè si osserva una capacità di creare sistema, uno storico raro da questo punto di vista. Cioè, si vede che c'è dietro Croce, quindi dietro c'è un sistema. Non è che va in una direzione che poi affronta dei temi un po' così come possono capitare, o invece letteralmente crea tutto. Giulio ha parlato bene del libro e anche della lunga parabola di vita e di attività di Galasso. Sono qui, ho la lista, i libri, senza contare quelli minori dei primi anni 50, partono dal 65, io sono del 65, sono 62 fino a 62. Quindi questo dato quantitativo va assolutamente valorizzato, sbandierato, e occorre riflettere su questo, perché viviamo in un'epoca in cui i giovani studiosi sono incoraggiati a scrivere articoli in inglese su riviste. E ci troviamo con la scomparsa da pochi anni di Galasso, che è un uomo monumento, che ha creato dei monumenti. Quindi dal 65 al 2000 sono 35 anni di attività. Quando gli affidano la direzione della storia d'Italia UTIT, siamo metà anni 70, quel punto lì è già un personaggio, quindi che crea, organizza una gigantesca storia d'Italia, vi contribuisce col volume numero introduttivo, zero in sostanza, sull'idea dell'Italia. Un volume che sempre continua ad essere attuale e importante. E naturalmente dentro questa struttura scrive la storia del Regno di Napoli. Il Regno di Napoli come...
è l'ultimo a consegnare, no, in sostanza. Dopo il 2000, anche a oltre 70 anni, e questa parte dedicata al Regno di Napoli a sua volta diventa un capolavoro, perché a parte un volume dei primi anni 90 della Napoli angioina, il grosso esce dopo il 2000 e alla fine diventa quello che purtroppo io lo cerco dappertutto, non riesco, vorrei comprare anche l'edizione a parte, quella nera, La storia del Regno di Napoli, Bellutet è fallita, quindi un disastro. La storia del Regno di Napoli, io mi sono qua preso appunti, tra tutto sono 6.500 pagine. La storia di Toynbee raggiunge 6.100 pagine, sono andato a controllare. Quindi è un monumento incredibile. Dopo il Settecento riformatore non c'è nulla di così importante nella storiografia italiana. E il bello è che Galasso alla fine lo propone sul piano editoriale nel primo decennio del XXI secolo. Perché poi Galasso, dopo i 35 anni dell'ultimo Novecento, è attivo fino al 18, fino all'ultimo, praticamente altri due decenni, e segna il primo decennio di questo secolo in cui siamo noi attivi, e segna appunto con un monumento che assolutamente va valorizzato, va ricordato. Io non so chi riuscirà ad andare oltre Galasso. Nel fare cosa si può fare di più, ma sempre dell'inizio del XXI secolo c'è l'Italia Nuova, no? Per la storia del Risorgimento e dell'Italia Unita. Sono sette volumi di opere anche pubblicate in precedenza, ma abbiamo comunque sei volumi della storia di Napoli, abbiamo i sette volumi dell'Italia Nuova, quindi un 800 studiato attraverso tante sfaccettature, e lì si vede la chiave interpretativa, insomma, di Galasso, la massima attenzione filologica per gli stati che hanno italiani che hanno preceduto l'Italia Unita, e il grande impegno a cercare di capire e sviscerare tutti i temi legati alla formazione dell'Italia e all'avvio dell'Italia. Quindi qui abbiamo gli elementi di quello che sarà sicuramente un classico, ma sarà anche un riferimento per il futuro, un riferimento per la storia nazionale che assolutamente non deve essere, non deve sfarinarsi, non deve finire, come magari qualcuno può pensare. Io personalmente sono impegnato a parte farmi studiare la storia di Venezia, dove manca una figura del genere, manca una storiografia così, però anche lo Stato era più complicato, diviso tra Italia e Levante, sono anche personalmente impegnato a promuovere la storia del Mediterraneo. Ecco, su questo aspetto credo, da quello che ho letto, non mi sono confrontato, non ho avuto modo, con Galasso era più scettico. Galasso, una storia del Mediterraneo, una Mediterranean History, che è la moda che io personalmente, lui era molto scettico e assolutamente vedeva al primo posto una storia d'Europa. Quindi. Oppure parlava di un contesto euro-mediterraneo. E lì alcuni spunti nei suoi ultimi lavori sono sicuramente importanti, perché in effetti tra la storia generalisticamente diciamo europea, storia europea in generale, è una storia del Mediterraneo. Il Mediterraneo non è solo Europa, è anche altre, ovviamente ci sono altre cose, c'è una storia dell'Europa mediterranea che secondo me ha delle sue connotazioni, quindi è un po' sacrificata perché non è né qua né là, e ha una sua specificità. Io credo che lì Galasso intravedeva un campo più interessante rispetto alla storia del Mediterraneo, che io personalmente perseguo, ma io sono d'accordo, giustamente è importante che ci siano tanti e diversi i punti di vista. Quindi questo libro, possiamo ringraziare Salvatore Barbagallo e Marco Trotta per l'impegno, e io credo che deve essere un
un libro anche pretesto per andare avanti, per coltivare, non un monumento Galasso, ma Galasso come spunto per altre riflessioni. Si è detto molto, e chiudo, dei beni culturali. Io insegno storia moderna per il corso di laurea in lettere e per il corso di laurea in storia e tutela dei beni culturali, e per me questi studenti, spesso studentesse, sono, come dire, sono il futuro di questo paese, l'Italia. Ecco, quindi, un paese dove spesso, io che vengo dal confine orientale, ci si consuma tra dibattiti sull'identità, se è di destra o sinistra, sono dibattiti per me assolutamente sterili, mentre nell'azione anche istituzionale di Galasso, che poi vedo anche nell'insegnare la storia, i beni culturali non sono solo una questione di musea, sono anche una questione di identità attorno a cui tutti si possono riconoscere. L'Italia ha questo gigantesco patrimonio, è talmente grande che è spaventoso, ovunque si va si trova di tutto, e nei contesti anche minori si trovano patrimoni culturali, senza essere offensivo, dove nel nord o nell'est Europa non li trovate per non so quanti migliaia di chilometri, in Italia si trovano in poco spazio. Questo è un patrimonio immenso, quindi parlare di beni culturali, l'azione attorno ai beni culturali, riguarda anche una questione che non è solo l'azione, come dire, del manufatto, della parte materiale, c'è anche una parte profondamente significativa. Io credo che Galasso l'abbia compreso. Quindi i beni culturali sono anche elementi di identità, non dico identità nazionale, diciamo identità di una comunità nazionale, cioè di una comunità che si può raccogliere anche attorno alla salvaguardia non solo di Venezia, che va sotto acqua, ma di tutto il paese, che tutto il paese è molto simile a Venezia, francamente. Grazie, grazie di tutto. Grazie a te, Giulio, soprattutto per aver messo in evidenza che Galasso è stato non solo un importante storico, ma soprattutto un maestro. Ed è una caratteristica dei maestri quella di la capacità di dar vita ad una filiazione inconsapevole di allievi. Quindi do la parola al professor Aurelio Musi dell'Università di Salerno, che il professor Aurelio Musi è stato un importante allievo del professor Galasso. Io non seguirò l'esempio di Ivetic, che ha fatto la parte del leone, farò l'esile agnellino, ma spero di compensare la brevità con la densità di quello che sto per dire. E anche perché vorrei che a questo nostro incontro partecipasse qualcuno di coloro, che spero in tanti, che stanno seguendo. Mi è particolarmente gradito questo incontro organizzato dalla Fondazione Grazzi, perché mi consente di raccontarvi un ricordo mio personale, io ne ho tantissimi, del mio rapporto di mezzo secolo con Galasso. Un ricordo personale tratto da una lunga conversazione che ebbi con Galasso nell'ultimo viaggio che facemmo insieme pochissimi mesi prima che se ne andasse, un viaggio in Calabria per presentare gli ultimi due libri che aveva scritto sulla Calabria. Galasso mi confessò che lui aveva nutrito soggezione nei confronti di un solo uomo politico italiano. Questo unico e solo uomo politico italiano era Bettino Craxi. La soggezione derivava sia dal fisicchio di un rol, per così dire, nel senso proprio letterale. Craxi aveva questo fisico imponente che effettivamente suscitava soggezione, ma la soggezione derivava
dal fatto che Galasso, e io lo conoscevo bene, era molto sensibile ai rapporti di forza, ma la sua sensibilità per i rapporti di forza non derivava dalla sensibilità nei confronti di chi era capace di imporli questi rapporti di forza, ma nei confronti di chi era capace di essere lui stesso una forza, senza l'imposizione. Ecco, questo è un ricordo, mi pare, inedito, assolutamente inedito, e io voglio regalare in questa occasione, al di là di tante parole che si possono dire, nel mio caso le parole contano poco, contano invece molto di più le emozioni, l'affetto che io ho nutrito e nutro ancora per questo straordinario uomo innanzitutto. E quindi questo lo racconto a voi e lo racconto al nostro amico e ai nostri amici presenti oggi che ci seguiranno nella registrazione su YouTube di questo incontro, e lo regalo agli amici della Fondazione. Grazie. Il primo elemento, molto veramente molto telegraficamente e schematicamente, l'importante è non dire molte cose, ma dirle e dirle in maniera sintetica ed efficace. Il maestro, è stato poco ricordato il maestro. Si è detto, sì, di Galasso maestro, ma non si è detto una cosa importantissima, che Galasso non insegnava il mestiere di storia. A me Galasso non ha insegnato il mestiere di storia. Sì, certo, gli utensili, gli arnesi del mestiere sono importanti, ma non erano fondamentali. Per Galasso era fondamentale la storia come forma di conoscenza, come forma di conoscenza integrale. E in questo si distingueva anche da quegli stessi maestri del nostro amico Ivedic, come Marino Berengo, che invece erano molto più sensibili, molto più sensibili alla storia come padronanza degli strumenti e non alla storia come forma di conoscenza integrale. E questo sia detto senza polemica, ben si intende. E ovviamente un volume come nient'altro che storia penso che non sia stato scritto da nessun altro storico. Però forma di conoscenza integrale che rifuggiva, attenzione, da qualsiasi forma di integralismo. Integrale, ma non integralista. Galasso era laico, era liberale e democratico. E Galasso rifuggiva da ogni forma di integralismo anche nei suoi rapporti con gli allievi, ma non solo con gli allievi, con i suoi interlocutori. Avevano questa grande capacità di ascolto che è stata ricordata anche da Trotta, questa grande capacità di assorbimento, questa grande capacità di metabolizzare le cose che ascoltava per poi discuterle con chi proponeva al suo ascolto queste cose, e di poi metabolizzarle, di trasformarle. Galasso rifletteva moltissimo, non solo su quello che leggeva, ma anche su quello che ascoltava. E poi, sì, i rapporti politica-cultura, si è detto molto sui rapporti politica-cultura, ma non si è detto, e nemmeno nel libro purtroppo abbiamo potuto affrontare questo argomento, ma è un argomento su cui nel futuro dobbiamo riflettere. Si è detto poco sulla pratica dei rapporti politica-cultura, cioè su come Galasso intendesse la pratica dei rapporti fra politica e cultura. E tre esempi. Il primo, un modo di intendere i rapporti fra politica e cultura che rifuggiva da qualsiasi particolarismo. Particolarismo. Galasso aveva sempre l'unità come stella polare. Un rapporto fra politica e cultura che insieme salvaguardava le reciproche autonomie, ma si sapeva inserire
in quel diciamo intercapedine molto delicato e anche difficile tra autonomia e capacità di coordinamento, però questo è importantissimo. E Galasso, uomo politico, era sensibilissimo a che la cultura entrasse nella politica, entrasse pienamente nella politica, che la politica fosse animata di cultura, ma al tempo stesso aveva una straordinaria capacità organizzativa per coordinare le rispettive autonomie. Questa era la pratica. E su questo bisogna insistere, amici miei, non tanto sul modo teorico di intendere i rapporti fra politica e cultura, ma su questo, relativa autonomia e capacità di coordinamento. Questo è una pratica che è lontanissima dalle politiche culturali. Galasso aveva in odio l'espressione politica culturale, perché l'espressione politica culturale per Galasso significava sostanzialmente l'asservimento della cultura alla politica, detto proprio in termini molto schematici. Politica e cultura e politica significava quello che io vi ho detto. E un esempio vi voglio raccontare. Io nel periodo in cui Galasso è stato presidente della Biennale ero nella redazione napoletana di Paese Sera e seguivo gli spettacoli, il settore musicale, eccetera. E Galasso, in quel periodo in cui fu presidente della Biennale, promosse la straordinaria manifestazione di Napoli a Venezia, ve lo ricordate? Qualcuno di voi più anziano lo ricorderà questo. Ecco, cosa significava? C'era stato in precedenza Venezia a Napoli, no? Ma Galasso promuove Napoli a Venezia. Allora, l'attenzione al Napoli. Galasso napoletanissimo. Galasso con un fortissimo senso di appartenenza a Napoli, ma al tempo stesso Napoli con le sue manifestazioni culturali vivacissime di allora, lanciato su una palestra, su una arena internazionale come la Biennale di Venezia. Ecco, questi sono atti concreti, amici, non sono modi di pensare, sono scelte che hanno una loro intima coerenza con un modo di intendere il sistema di rapporti. E poi la legge. Ma se noi non intendiamo questa particolare pratica dei rapporti fra politica e cultura, non intendiamo nemmeno il senso più profondo della legge Galasso. Cioè il fatto che questa legge disegna un nuovo paradigma, un ampliamento dello sguardo, è stato detto bene. Il passaggio, ma non è solo il passaggio dall'idea romantica dello spazio del territorio all'idea moderna, no, c'è un ampliamento dello sguardo, del concetto stesso di paesaggio che comprende la morfologia dei territori, delle aree, le fasce costiere, le sponde dei fiumi, i laghi, le cime, le montagne, i boschi, le foreste, eccetera. Galasso mi ha sempre detto che avrebbe voluto scrivere un libro di geografia fisica, non della geografia politica, vi ricordate, no? Ai nostri tempi, quando stavamo a scuola, si distingueva prima, dovevamo apprendere la geografia fisica e poi la cosiddetta geografia politica. Oggi non si fa né quello, per cui non sanno i nomi dei fiumi, non sanno i nomi delle montagne, non sanno orientarsi, innanzitutto nella struttura morfologica fisica della geografia. Galasso mi diceva che avrebbe voluto scrivere un libro di geografia. È la metodologia di approccio che cambia completamente. Ora, se questo nuovo paradigma non si è applicato in Italia, perché non si è applicato, la responsabilità è stata delle regioni. È stata del fatto che le regioni non hanno approntato i piani territoriali per applicare quella legge. Lì sono le responsabilità. Le responsabilità sono tutte politiche. E un giorno io scriverò e racconterò tutto quello che realmente qualcosa è già raccontato in questo libro.
ma quello che realmente ha passato Galasso nella fase preparatoria e nello stato di, diciamo, di sviluppo e di perfezionamento della legge e nella fase finale, tutti i bastoni fra le ruote che gli sono stati messi, i veti incrociati dei direttori generali che non volevano firmare. Poi racconterò un giorno come, con la sua grande abilità di mediazione, perché Galasso aveva anche una straordinaria capacità e abilità di mediazione, racconterò come sia riuscito poi a portare in porto quella legge. E Galasso e le storie regionali, il tema è molto legato alla legge, perché certo senza economia e società nella Calabria del 500 non avremmo avuto la legge Galasso. Ci sta un'intima connessione, ma non è, caro Ivetic, il modello francese, e vi prego di credermi quando vi dico questo, non è il modello francese. Galasso era molto critico nei confronti del modello delle Annales. Galasso era molto critico nei confronti delle storie regionali di Perel, di Leroy Ladurie, di Goubert, eccetera, eccetera, eccetera. Perché Economia e Società nella Calabria del 500 è un'opera straordinaria in cui l'innovazione, cui pure era sensibile, della metodologia delle Annales, quindi l'attenzione alla storia economico-sociale, al clima, all'ambiente, è intimamente fusa con l'attenzione alle istituzioni e al potere, caro Ivetic, che sono fondamentali nella costruzione di qualsiasi storia, perché sono gli assetti di potere, sono i conflitti, le dinamiche del potere che, per usare un'espressione marxiana, decidono in ultima istanza della storia. E su questo Galasso aveva idee chiarissime anche nel bilancio che compiva delle sue opere, perché per Galasso, e lo diceva ripetutamente a me, l'opera sua meglio riuscita non era Economia e Società nella Calabria del 500, ma era Potere e Istituzioni in Italia. Quella era l'opera meglio riuscita per Galasso. Per concludere, veramente per io sono un po' scettico su questa immagine usata da Ivetic dei cerchi concentrici. No, il modo di lavorare di Galasso non era a cerchi concentrici. Napoli, Italia, Europa è un percorso unico. Non sono cerchi concentrici, cioè non è che si parte dal cerchio iniziale, il più piccolo, Napoli, poi si arriva a un cerchio più ampio che è l'Italia, e poi ha un cerchio ancora più ampio dell'Europa. No, il trinomio Napoli, Italia, Europa è un trinomio consustanziale che non è possibile, diciamo, isolare nei suoi termini all'interno della idea che Galasso aveva della storia, e in particolare della storia d'Italia, perché il centro era la storia d'Italia. Che se ne possa dire, il centro della considerazione di Galasso era la storia d'Italia, era la sua idea di storia d'Italia, contro l'eccezionalismo, contro tutti coloro che hanno teorizzato la deviazione, la anomalia dell'Italia rispetto alla storia europea. Ecco, Galasso ha sempre nettamente contestato, anche perché anomalia rispetto a che cosa? Qual è il modello? Galasso ha sempre insistito sul fatto che tutte le storie dei paesi europei sono storie iuxta propria principia, per così dire, sono storie specifiche che poi hanno ovviamente dei legami, hanno delle analogie, ma in sostanza la ricchezza dell'Europa è fatta proprio da questo pluralismo, come la ricchezza dell'Italia è fatta dalla sua unità nella diversità. Ed è per questo, e veramente concludo dicendo e insistendo ancora, l'ho detto già quando abbiamo fatto un'altra presentazione di un altro volume dedicato a Galasso, Galasso fu e resta per me,
poi per voi non lo so, per altri non lo so, ma per me europeo napolitanissimo. Grazie. Ringraziamo il professore Musi per aver voluto rappresentare Galasso attraverso la forza evocativa di un allievo, per aver messo a punto alcuni, insomma, snodi delle importanti del suo pensiero. Mi conforta anche aver saputo che proprio questo libro che io ho qui, proprio qui vicino a me, lo faccio vedere dalla Camera Potere, istituzioni in Italia, era considerato da Galasso uno dei migliori, suoi migliori libri, un libro che io ho sempre ritenuto anche con un po' di modestia un libro veramente importante. Adesso non so, do la parola, restituisco la parola a Nicola Canna. Io volevo aggiungere una cosa, una considerazione che non è emersa nel dibattito, che ho seguito con grande interesse e di cui rinnovo i ringraziamenti. E tutta questa discussione, credo che non è emersa una delle grandi amarezze che Galasso, al pari di grandi uomini e di galantuomini, ha subito, una grande ingiustizia ha subito nel corso della sua vita. Giuseppe Galasso fu, con lo scoppio di Tangentopoli, tra le personalità indagate di quel reato orribile che ha ditato, che fu il finanziamento pubblico della politica, e per questo subì l'onta di una lunga vicenda giudiziaria dal quale, come molte altre persone, uscì indenne, totalmente illeso, privo di ogni addebito penale e, io aggiungo, da sempre libero di ogni addebito morale che gli veniva e quelli poteva essere contestato. E Galasso, basta rileggere alcuni suoi scritti, poi negli anni a venire, vicenda un po' più conclusa, scritti non privi di amarezza, si considerava abbattuto insieme ad altri uomini politici e non sostituito oppure legittimamente rimpiazzato. Credo che sia una riflessione che comprende, che vada compresa e che forse l'unica cosa che un po' manca all'interno del volume rispetto alla sua parabola umana e politica. Perché credo che siano anche questi avvenimenti tristi della vita che formano il pensiero di una persona, sono queste grandi amarezze, queste vicissitudini, diciamo, non preventivate da persone, da studiosi, da galantuomini, da uomini che pensavano che l'azione, ecco, mi richiamo qui, è stato un po' accennato, Galasso era un uomo di pensiero e azione, mi viene in mente proprio l'idea, la ragione per cui esce al fronte repubblicano, no? L'Indiade Mazziniana, pensiero e azione era una delle indiede costitutive del suo pensiero, ecco, ha subito quest'onta e credo che vada ricordata per tutto ciò che questo abbia significato nella sua vita. Era, insomma, un piccolo inciso che credevo giusto di ricordare anche in questa sede, e che ha fatto un po', come dire, una valutazione storica che è emersa. Marco diceva anni 70 e 80, una rilettura attenta. Sì, ecco, più che degli anni 70, credo che una lettura meno mistificata, meno settaria, andrebbe fatta su quella che sono stati gli anni 80, anni, alcuni utilizzano un termine a me inviso, controversi, no, sono anni fondamentali della nostra storia repubblicana, anni di riscatto, anni in cui l'Italia era, come si dice oggi, in maniera diffusa, in una retorica abbondante, protagonista in Europa e sullo scenario internazionale. Galasso faceva parte di quella classe dirigente che con tutti i difetti aveva consentito all'Italia di essere una grande potenza, di accreditarsi tra i grandi della terra proprio durante il governo di Craxi, di cui Galasso era esponente. Quindi credevo giusto ricordare questa cosa. Poi, insomma, se ci sono altri diciamo, piccoli. Carnovale, se posso. Prego, professore. Lei ha fatto molto bene a ricordare questo. E io, nella precedente presentazione e discussione del volume Giuseppe Galasso Storico, mi sono soffermato non solo ricordando ancora una volta alcuni episodi, alcuni elementi personali. Io ricordo che in quegli anni, in particolare a Napoli, ma non solo a Napoli, Galasso si trovò solo. Galasso visse negli anni appunto della sua lunga vicenda giudiziaria, visse una dimensione di solitudine
che io forse avrei potuto ricordare concludendo il mio libro Storia della solitudine, che è giunto appunto alla seconda edizione, perché è una vicenda emblematica di solitudine. Quando l'uomo che ha esercitato un certo potere per un certo periodo e che ha trovato intorno a sé tanti amici, colleghi, professori universitari che diciamo hanno condiviso con lui iniziative, esperienze, e poi questo stesso uomo nel momento in cui appunto è protagonista di una vicenda giudiziaria viene lasciato totalmente solo, non solo. Oltre questa solitudine, io devo ricordare e denunciare il metodo assolutamente scorretto che ci fu in quegli anni, metodo utilizzato sia dalla stampa ma sia da alcuni colleghi storici, che è ancora più grave, un metodo tendente a diciamo fondare la ricostruzione delle vicende di Galasso, ma non solo delle vicende di Galasso, di tutte le vicende di Tangentopoli, su un'unica fonte, le requisitorie dei pubblici ministeri, senza nemmeno arrivare alla fine della prima istanza del giudizio. Quindi questo è grave per la stampa che inserì Galasso nella famosa cupola, no? La cupola del malaffare napoletano in quegli anni, ma è vergognoso e devo dire è assolutamente da condannare dal punto di vista della deontologia professionale, per chi invece dovrebbe essere molto attento all'attendibilità delle fonti e soprattutto alla completezza delle fonti. Ecco, questo lei ha fatto molto bene. Io purtroppo non potevo dilungarmi, però è bene che questo venga conosciuto da chi non ha avuto modo di seguire quelle vicende in quegli anni o da chi ha dato di quelle vicende una visione distorta. E per concludere dico che Galasso mi diceva sempre: Aurelio, io farò una grande festa quando finirà la mia vicenda giudiziaria, comunque essa finisca. Ecco, per dire come la sofferenza maggiore sta nell'attesa, sta nella lunghezza, e su questo devo dire non abbiamo fatto nessun passo avanti, ecco, né nelle riforme attuate né nelle riforme progettate per quanto riguarda il settore giustizia in Italia. No, io posso aggiungere, professore, anche rispetto a questa parabola, mi è ritornata alla mente perché un po' preparando nei giorni scorsi, diciamo, questo evento, ho rintracciato nella biblioteca della Fondazione un volume di Galasso, fatto, se non ricordo male, intorno al 1998, proprio sulla storia del PC, seguendo il PC, in cui lui ripercorre 98, sì, nel 98. In cui ripercorre proprio in maniera indiretta la sua collocazione politica, il suo pensiero, e invita a una rilettura proprio attenta di quelle vicende, e in cui lui si inserisce in una tradizione, diciamo, liberale, diciamo, repubblicana, diciamo, fronte vecchio, potremmo sintetizzare la vecchia idea Lib-Lab, no? Proponendo un nome di personalità che avevano fatto la storia di questo paese, quindi citandosi, annoverandosi sul solco dei Bobbio, dei Craxi, dei Secchi, dei Betiz, ecco, quindi credo che siano, come dire, anche un testamento, diciamo, di riferimenti ideali e culturali che vada mantenuto, vada valorizzato, vada conosciuto, quindi insomma pensavo giusto fare questo. Io, se non ci sono altri vostri interventi... Posso rapidamente, ma molto rapidamente, aggiungere una cosa a proposito di quello che è stato detto adesso. Ricordo che Galasso parlava di tristezza civica in quel tempo, parlava proprio di tristezza civica, di un periodo triste della nostra storia. E la stagione degli anni Ottanta è stata una stagione riformista, ed è stata la vera stagione riformista dopo forse l'esperienza iniziale però del centro-sinistra, e quindi diciamo bisogna, come dicevi tu Nicola, bisogna eliminare quelle storture, quelle mistificazioni, quelle verità negate che ancora oggi non riescono a trovare, diciamo, una loro giusta collocazione.
Un'ultima cosa voglio dire, aggiungere un ringraziamento particolare alla famiglia del professore Galasso, in particolare alla dottoressa Giulia Galasso, la figlia, che ci è stata sempre vicino in tutte le manifestazioni e in tutte le iniziative. Grazie ancora. Io, se non c'è altro, mi unirei ovviamente al pensiero ultimo del professor Trotta. Inviterei tutti voi un po' a tenere, e lo dico anche a chi ci ascolta, la Fondazione come un punto di riferimento per sviluppare queste riflessioni di natura storica. Ne avremo ovviamente piacere, avremo piacere di continuare anche riflessioni e approfondire un po' la figura di Galasso e un po' non solo tutte le figure che un po' hanno segnato un pezzo della nostra storia, la storia positiva della nostra Repubblica e della storia nazionale. Di un'area composita che è un po', come dicevo, l'area laico-riformista, e insomma ringrazio ancora tutti e do l'appuntamento alla prossima iniziativa della Fondazione che riprenderemo ovviamente, speriamo, in presenza subito dopo la pausa estiva. Grazie a tutti e grazie ai relatori, alla prossima iniziativa. Grazie a te Nicola. Pubblici archivi. E ci sono raccolte di libri e documenti che ci aiutano a leggere la storia sotto un'altra luce. Ci sono semplici biblioteche e ci sono luoghi in cui tutti possono consultare documenti di grande valore storico e in cui si premiano i giovani più meritevoli. Ci sono semplici convegni e ci sono sale aperte a tutti in cui si discute con passione di grandi temi di politica internazionale. Ci sono semplici X e ci sono X che non saranno mai incognite. Sostieni.